Siamo negli uffici di Pascone Group, qui a Villanova Bellese, dove ha sede il quartier generale, in compagnia del maestro Pino Scaringella, una 3 giorni dedicata al mondo del gelato artigianale. Una 3 giorni davvero importante perché intanto è fatta super parte. Parliamo pure di attrezzature, ma senza marcare, insomma, spieghiamo il concetto ma senza marcare. Le materie prime, spieghiamo il concetto ma senza fare riferimento alle aziende. Ognuno deve acquistare, se crede, la materia prima, la migliore da ogni azienda che abbiamo in Italia, perché il mercato comunque è italiano. E qui diamo la conoscenza. Che cos'è il produrre un gelato di scuola tradizionale italiana, partendo dall'ingredientistica più vera, il latte, primo ingrediente, la panna, i magri del latte che sono le proteine che servono a strutturare. E poi, come dicevo nella prima intervista, dopo aver scelto tutto quanto il bene, se non metti amore per questo tuo lavoro non viene fuori nulla. Se tu pensi al denaro è bene lasciare. Questo lavoro si fa bene se il denaro lo hai di fronte e ce la metti tutta per raggiungerlo. Se metti questo denaro avanti a tutto, è persa la partita. Dunque è un consiglio per i colleghi. Ecco, volendo andare a ricercare ciò che differenzia e caratterizza in particolare il gelato artigianale di qualità, quali sono gli aspetti che possiamo andare a trovare? Ma ora dico questo, tutto è buono, vero? Le aziende che producono materie prime per gelateria e pasticceria non stanno facendo male, ma hanno fatto per te, ti hanno tolto cultura. Bene? C'è anche bisogno. Noi in queste aziende dobbiamo prendere il meglio, sicuramente, e poi qualche cosa farlo in proprio. Faccio un esempio: se devo fare un tiramisù, perché non adoperare del caffè, del mascarpone e delle uova e non un composto creato da terzi? Questo è artigianalità. Lo zabaione, un altro classico della gelateria. Mi ho dato la ricetta per farsi un buon zabaione, come fare. È tollo d'uovo che devo far cuocere insieme allo zucchero e al vino marsala, dunque dal punto di vista igienico-sanitario nessun problema, del vino marsala, dello zucchero e delle uova. Se io faccio cuocere queste 3 cose insieme abbiamo lo zabaione. Così faceva il nonno un tempo, non aveva altro modo. Non c'era nessuna azienda che faceva per lui. Queste aziende sono nate e cresciute, fortunatamente per il mercato internazionale, per aiutare l'artigiano. Senti, un tempo si viveva per lavorare, oggi si lavora per vivere e se si può bene, e questi ti aiutano. Noi siamo nella regione della nocciola, che è ritenuta una delle migliori del mondo, e della trilobata piemontese IGP. Capisco tutte le buone paste di nocciola che vengono vendute sul mercato nazionale e internazionale, però a 40 km da qui c'è davvero il luogo di produzione. Dunque, quando si parla di prodotto nel territorio, perché no? Andiamo, ci sono e sono anche bravi. Sono loro che lo vendono alle grandi aziende, perlomeno il frutto inteso come tale. Alle nostre spalle abbiamo un globo terrestre, abbiamo il planisfero, insomma. Sappiamo che Pino Scaringella ha viaggiato davvero tantissimo nella sua vita. Mi piacerebbe chiedere come riuscire a provare, o meglio, provare a contestualizzare il gelato anche fuori dall'Italia. Ci amano in giro per il mondo. Siamo noi che ce la mettiamo tutta a farsi del male, e l'italiano stesso, non la gente di fuori. 3/4 di quello... di quel mondo che abbiamo alle spalle l'ho vissuto. Alcune zone no, perché non erano interessanti o perché io non interessavo a loro. Faccio per dire Africa. L'Africa del Nord ci sono stato, Tunisia, Algeria, Marocco. E poi ho toccato 2 centrali, uno è la Tanzania, Tanganyika, e l'altro è il Kenya. Per il resto non ho avuto modo. Sì, c'è qualcosa ora che si muove a Cape Town, cioè siamo sul Sudafrica, ma ancora non amano così tanto il gelato italiano, amano ancora il loro gelato di scuola inglese. Qualcuno comunque sta iniziando ad andare anche laggiù. Ecco, quella è una zona che non conosco. Se andiamo in Russia, intesa come Russia, Mosca, Leningrado, lì ci sono stato, e in altri luoghi non ancora, però sono andati ai colleghi che hanno aperto locali laggiù. Uno è un amico di sempre,
Vincenzo Baldassarre ha aperto là dei locali, ma multiservizio, multiofferta, non è solo gelato, è gelato e ristorazione ed è pasticceria. Mentre negli Stati Uniti? Stati Uniti, il nord parecchio, lato Pacifico, lato Atlantico, Boston, New York e Philadelphia, questi sono stati i tre punti. Dall'altro lato Seattle in alto, poi siamo a Los Angeles e poi insomma la California tutta. Qualcosa oggi, un viaggio è stato fatto, l'ho fatto ad Albuquerque e Miami, che comunque il gelato non va molto perché fa molto caldo, siamo a più bere. Sì, in America ci sono stato, ma il mercato è ancora piccolo, crescerà. Mentre Sud America tutto. Ogni paese del Sud America è stato visitato. Volendo a livello... giusto al Polo Sud. Volendo a livello geografico identificare delle zone in cui il gelato avrà nel prossimo futuro un grande sviluppo, quali sono queste zone che possiamo identificare? Allora, Sud America ci siamo stati, siamo presenti, non dico che è satura, ma poco ci manca. Asia, l'India, Asia... lì è il costume che non fa crescere il mestiere del gelatiero, del gelato artigiano italiano. Faccio un esempio: in Giappone non amano mangiare il gelato in passeggiata, lo devono consumare o seduti o in coppetta, perché il leccare per strada non è sconveniente, insomma questo è quello che loro dicono. Allora questo limita un attimino il mercato. In Cina non sanno gustarlo su cono, dunque devi insegnare. In Cina devo tenerlo un pochino più dolce, devo conoscere i mercati, ma tutti i mercati sono aperti. L'importante è andare molto tempo prima, fare una visita da, diciamo, di studio vacanza, dopodiché decidere di andare. Sì, signore. La Spagna rimproveravo perché tutti pensano al sud della Spagna, a Malaga in modo particolare o a Barcellona, perché sono due luoghi belli da vivere, ma se tu devi aprire una gelateria non puoi pensare al luogo bello da vivere, non sarai tu a viverlo, ma saranno tutti quanti turisti. E come te ci hanno pensato mille ad aprire e qualcuno purtroppo si è perso per via. La sua carriera è lunga una vita intera e ha visto tanti cambiamenti, ma è iniziata con il commercio di agrumi. Agrume, il limone, che è il protagonista fondamentale o più che tutto è importantissimo delle gelaterie. Sicuramente, cosa dire di questo? Ormai lo ripeto, penso che questa storia la sappiano un po' tutti quanti. Io sono figlio di Vito il limonaio. Da ragazzino si andava al mercato generale con papà a comprare i limoni e poi si trasformava questo limone. Lo vendevamo al gelatiere dell'epoca, che erano tutte latterie. Un tempo il gelato veniva prodotto e venduto dalla latteria. Non c'era la gelateria. Erano rari i negozi che vendevano solo gelato e si chiamavano cremeria. E che dire, sì, io andavo in bicicletta a consegnare i limoni per papà a queste gelaterie, perché da questo limone premuto, cioè il succo, si trasformava in sorbetto, in bevanda e in ghiacciolo. Insomma, questo è il percorso iniziale del mio lavoro.